Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso all'Aquila annuncia che la regione si è impegnata a raccogliere le segnalazioni delle province di Chieti, Teramo, L'Aquila e Pescara, mettendo a disposizione 14 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Fondi per l'IPSAR Giovanni Marchitelli di Chieti, per l'Istituto Superiore Raffaele Mattioli di San Salvo, per il Liceo Classico Domenico Cutugno e il Liceo Scientifico Teofilo Pattini dell'Aquila. Ed ancora per il Liceo Classico Melchiorre Delfico, il Liceo Artistico Montauti e il Mili di Teramo, per il Liceo Classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, per l'Istituto Tecnico Marconi e il Liceo Scientifico Tecnologico Luca da Penne di Penne ed infine al Liceo Omnicomprensivo Spaventa di Città Sant'Angelo. Una grande notizia per la Regione Abruzzo, dice D'Alfonso, che si impegna a finanziare le edilizie e a controllare che non si sviluppino economie parassite, a migliorare la qualità dell'edilizia scolastica, adeguandola alle esigenze geologiche del territorio, conservando l'identità degli edifici storici. Si può immaginare Teramo senza il Melchiorre Delfico? Si può immaginare Villa Santa Maria e quella zona del Sangro dell'Abruzzo senza la scuola, secondo me, d'arte alberghiera di Villa Santa Maria, oppure il Patini di Castel di Sangro o il Mattioli di San Salvo? No. Bene, noi a ognuna di queste scuole abbiamo assegnato risorse straordinarie che vanno dal 1,2 milioni ai 6 milioni e 7 del Cutugno, ai 2 milioni e 2 per quanto riguarda l'edilizia teramana. Abbiamo insomma coperto un fabbisogno che si poneva all'attenzione dell'agenda abruzzese da decenni. Il Melchiorre Delfico di Teramo è da decenni che aveva problemi, diciamo, di friabilità strutturale, così come il tema del Cutugno è arrivato ad essere giuridicizzato dal TAR, ponendo il tema della resistenza statica e sismica. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro che trova copertura finanziaria nel DL Mezzogiorno diventata legge,